Oggi disegniamo con i color brush della Pentel. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, abbiamo disegnato con i Copic, abbiamo disegnato con le varie penne e adesso usiamo i color brush della Pentel, che su strada non vi ho fatto mai vedere. Non abbiamo mai creato una cosa insieme con questi colori e allora approfittiamo dell'estate per fare un lavoro bello, divertente e soprattutto coloratissimo con questi strumenti altamente performanti che mi sono stati inviati dalla Pentel. Ma non vi faccio il video per questo, ma ve lo faccio perché effettivamente credo che siano degli strumenti importantissimi per lo sviluppo della creatività, in quanto performano in maniera straordinaria. Ve li ho recensiti, ve li ho regalati, vi trovate qui il video della recensione in cui potrete scorgere le caratteristiche tecniche essenziali di questi strumenti. Adesso invece andiamoli effettivamente a provare e a creare qualcosa. E quindi spostiamoci sul piano da lavoro e mettiamoci all'opera. Ed ecco l'occorrente per disegnare con i nostri color brush. Innanzitutto i color brush, quelli che più avete a disposizione, nei toni appunto che più avete. Poi sarà un disegno colorato e contornato con le mie Staedtler, le pigment liner. Queste sono resistenti all'acqua. Quando comprate una penna ad inchiostro o anche a china, una penna che lasci un tratto di inchiostro, assicuratevi, se dovete acquarellare, che siano waterproof. Un aqua brush sempre della Pentel, come della Pentel sono anche i color brush. Questo mi servirà per creare le sfumature con i miei color brush. Una matita per tracciare il disegno, un temperino perché non si sa mai, una gomma pane per eliminare l'eccesso di mina. E poi, per diversificare un po' i contenuti, utilizzeremo anche la penna in gel bianca. Come carta userò la Watercolor Fabriano al 25% di cotone, da cui ricaverò, vedete, l'ho già strappato, la porzione di carta che mi serve, un bicchiere con dell'acqua e cominciamo subito. Oggi faremo una composizione di ibiscus, poi non so se in corso d'opera inserirò anche qualcosa. Intanto decido che la mia composizione abbia un andamento così obliquo rispetto al foglio. Quindi dovrò mettere un nucleo centrale più o meno qui, un qualcosa che vada più o meno da questa parte e un qualcosa che vada più o meno da questa parte, e riempire il resto delle armonie con foglie. Cominciamo subito facendo appunto l'ibiscus. Qui rifatevi a internet, copiate qualche immagine e create il fiore che più desiderate. Adesso, una volta che abbiamo ben identificato l'andamento, io devo dare certezza alle forme che ho abbozzato così molto velocemente e devo un po' ordinare quelli che sono gli andamenti dei petali secondo quello che è il mio gusto. Quindi a questo punto do un pochettino più di vigore al disegno a matita e poi passo a penna con una 01. Scusatemi, io ho il vizio di cambiare tutte le forme una volta che ripasso a penna, ma non so perché una volta che do la prima gettata di grafite tutto mi appare in maniera molto più chiara e decido come mettere definitivamente i pezzi della mia composizione. E così, perdonatemi. Thank you.
e eliminiamo l'eccesso di grafite. Definiamo il disegno a penna adesso. Mettiamo un po' da parte le penne e adesso diamo una prima coloritura. E allora nero e rosso e ovviamente acqua brush. Come prima cosa io cerco di capire il tono a cui voglio arrivare e cerco di capire come poterci arrivare. Quindi con l'acqua brush, il color brush, do un primo tono molto pallido. L'acqua brush è molto veemente al passaggio, quindi attenti al grado di coloritura, perché capite bene che è un bel rosso fuego, bellissimo, ricchissimo, ma fuego. Arrivati al bordo esterno, estendo la traccia passata dal color brush con l'acqua brush. Do qualche puntatina di nero al centro e la trascino verso l'esterno, dando la coloritura tipica dell'ibiscus. E così anche lì dove i petali si sovrappongono, creo un'ombreggiatura. Metto un po' di giallo con l'arancione, cerco di dare proprio il tono ibiscus al fiore, perché l'ibiscus, il rosso ibiscus, è proprio questo rosso aranciato, e quindi do una base che è acquerello. Faccio anche una foglia. Acqua brush per allentare il tono. E una punta di rosso per sporcare qua e là la foglia e dare un tono un po' rossastro, cosa che molto spesso
mi è capitato di vedere, se non mi sbaglio, nelle foglie di hibiscus. Ora, io non ho un grande pollice verde, però ho questo ricordo, non chiedetemi perché. Comunque, anche se fosse una licenza poetica, mi piace. Intensifico con dei toni di verde più scuri che subito acquerello. Mi fermo, lascio asciugare un minutino. Come vedete, gli acqua brush quando asciugano poi diventano una cosa veramente spaziale, molto molto squillanti come colore. Quindi adesso prima la penna e poi devo ristabilire un pochettino le armonie cromatiche, aggiungendo magari anche qualche tono che spenga leggermente tutto questo chiasso di rosso, anche se a me piace, molto estivo. Vedremo, dipenderà da come lo vedrò in corso d'opera. Intanto riprendiamo le forme. E adesso continuo a riempire. Poi alla fine darò i colpi di definizione con la penna bianca. E poi mi ero alzata un attimo perché c'era vento e volevo chiudere una finestra che faceva corrente, e mentre andavo di là la finestra si è spalancata, la videocamera è caduta sul bicchiere con l'acqua e il bicchiere con l'acqua ha inondato il lavoro. Cosa ho fatto? Mi sono arrabbiata, ho lasciato tutto com'era, ho fatto asciugare perfettamente il foglio, è calata la sera e adesso con voi mi accingo a riprendere il lavoro. Con spirito nuovo, anche perché nel frattempo ho postato la foto dell'accaduto su Instagram, anzi se non mi seguite su Instagram venite anche di là, e tutti voi mi avete detto: no, continualo ombretta, continualo, questo fondo ci piace. Io volevo fare un fondo acquerellato, ma non con questi colori. Beh, vedremo cosa posso fare. E quindi, ragazzi miei, continuiamo ad immettere colore e a sfumarlo come stavo facendo prima. Cosa farò? Farò tutti i petali esattamente come li stavo facendo prima, con l'ausilio dell'acqua brush sfumo e con l'ausilio dei color brush intensifico. Quindi voilà, quindi procedo, e quando passerò ad un passaggio nuovo, ancora non visto per voi, mi fermerò a parlarne con voi. Nel frattempo cercherò di camuffare ciò che la folata di vento ha fatto, quindi queste sbavature, almeno all'interno del foglio, del disegno, cercherò di camuffarle. Poi sul fondo non so se le sfrutterò o se le coprirò, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. E allora state con me e vediamo come procedo con la mia pittura con color brush. Thank you.
sto movimentando molto le foglie e poi darò certezza solamente ad alcuni dei rigagnoli calcandoli maggiormente con una 05. Per adesso sto passando con una 01. E movimento facendo uscire dal rigagnolo principale tante venature che creino veramente delle reti intersecandosi tra di loro. Adesso con la penna in gel bianca faccio alcune lumeggiature. La uso proprio per dare i punti di luce, quindi la metto solamente nelle zone che voglio risultino più in evidenza. Anche con lei andamento molto incerto, molto tremulo. A me con questa piace molto spezzare i neri, non dando una vera e propria parvenza di luce, cioè io non sto valutando da dove arrivi la luce, sto semplicemente immettendo una nota cromatica di stonatura che alleggerisca l'eccessiva carica del colore degli acqua brush. Del resto sfumare eccessivamente sino a lasciare i bianchi l'acqua brush, secondo me, ma è possibile farlo, però secondo me ne eleva proprio la caratteristica di brillantezza del colore, quindi io preferisco poi ricavarmi degli alleggerimenti per l'occhio con una penna in gel piuttosto che lasciare un acqua brush colorato in questa maniera. Qui è sfocato ed è sfumato perché è caduto il bicchiere d'acqua. So che vi è piaciuto molto, adesso lo intensificheremo però in maniera voluta, in maniera mirata, e i bianchi per lo scopo che mi propongo serviranno tantissimo, e ora capirete anche il perché. Devono essere pochi e non prendere il sopravvento su tutto l'elaborato. Poi faremo un tutorial, anzi fatemelo sapere se vi interessa un disegno direttamente con la penna bianca. Io intanto ve l'ho fatta vedere un po' all'opera, giusto per farvi capire il tratto, in questo video. La trovate in tutti i negozi di belle arti, penna in gel bianca. Se siete interessati vi metto magari il link anche qua sotto di alcune buone penne in gel, perché purtroppo non tutte le penne in gel sono buone, non tutte coprono alla stessa maniera. Questa è fantastica ed è della Pilot. Adesso prendiamo l'acqua brush e bagniamo attorno al disegno. Quindi prendiamo dei toni di verde scuro, dei toni di rosso, col nero creiamo un fondo che sia sempre morbido. Capite bene che con l'immissione del nero per correggere tutto quello che
o quantomeno non per correggere, ma per mettere un fondo colorato, quindi per staccare, il bianco mi serve tantissimo. Non andrò con toni di nero proprio su tutto, perché poi voglio sfruttare quello che il colpo di vento ha fatto, lasciandolo abbastanza in evidenza, però voglio dare sicuramente una dimensione profonda su cui appoggiare il lavoro che ha fatto il vento. E voilà, mi fermo così, lascio asciugare, i colori varieranno da asciutti, rimarranno sempre così brillanti ma più controllabili, vabbè, ve ne accorgerete. Forse aggiungerò qualche altra ombra a penna, tipo qui, dove voglio scurire ulteriormente con del tratteggio, ma questa tecnica già la conoscete, quindi se vedrete il disegno con l'aggiunta di un po' di tratteggio nelle parti più scure saprete com'è fatto. Per il resto firma e il lavoro è finito. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Il risultato con questi color brush della Pentel sono davvero degli strumenti fantastici per lo sviluppo della creatività. In quest'estate mi sto concentrando proprio a farvi vedere tantissimi materiali diversi, in modo che voi possiate avere uno spettro abbastanza ampio di scelta per i vostri lavori. Con questi video non voglio dire che dovete comprare ogni cosa che vi faccio vedere, ma vi suggerisco di approfittare di queste esperienze visive per capire qual è lo strumento che si addice di più alla vostra creatività e alla vostra pittoricità. Questo è meraviglioso, provatene casomai uno o due e poi deciderete se acquistare l'intera gamma colori. Io vi lascio sempre i link di tutti i prodotti qui sotto nel box informativo. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre pollice in su e condivisione sulle vostre pagine Facebook, quindi grazie grazie grazie. Venitemi a trovare su Instagram arte per te, pennello bianco con fondo rosso, trovate Ombretta e tutto il suo mondo colorato, e soprattutto venitemi a trovare anche sui miei altri canali Ombretta e due cuori una cappa. Trovate tutti i link di tutto qua sotto nell'info box e qui dove ci sono le schede informative. Noi invece ci troviamo sempre qui per il prossimo coloratissimo video. Da Ombretta ed arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao.